La necessità di uno studio epidemiologico approfondito sullo stato di salute della Conca Ternana da un punto di vista ambientale e sanitario è emerso dall'audizione tenuta a Terni dalla seconda commissione dell'Assemblea legislativa sul tema degli inceneritori della città ed in particolare dell'autorizzazione all'impianto di Terni Biomassa. Dopo aver ascoltato ARPA, ASL e il sindaco Leopoldo Di Girolamo, la commissione ha deciso di riconvocarsi a Palazzo Cesaroni lunedì prossimo per ascoltare nuovamente i tecnici della Giunta regionale e l'assessore Fernanda Cecchini per una valutazione di quanto emerso oggi. Solo con uno studio epidemiologico, è stato sottolineato in molti interventi, si potrebbe dare una base solida alle istituzioni e alla politica per poter prendere decisioni utili alla salvaguardia del territorio. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione in corso per l'ampliamento dell'impianto di Terni Biomassa, dalle audizioni è emerso che sono stati abbassati i limiti di emissioni di sostanze inquinanti al minimo di quanto stabilito dalla legge, a partire dalle polveri le cui emissioni sono state abbassate da 10 a 2,5 nanogrammi per metro cubo. Il direttore generale della ASL 2, Imolo Fiaschini, ha detto che non abbiamo avuto ancora alcuna comunicazione dalla Giunta, ma se arrivasse l'input per uno studio epidemiologico più ampio ne saremo sicuramente contenti, poiché lo sollecitiamo da tempo. Non sono sicuro che i tempi previsti consentano di impattare sulla procedura in corso, ha aggiunto. Lo studio che viene richiesto inoltre è talmente ampio che servirà un supporto a livello nazionale. A un organo tecnico, ha concluso Fiaschini, non si può chiedere di esprimersi con un sì o un no all'inceneritore, ma solo se i parametri sono all'interno dei limiti stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda l'eventuale ordinanza di chiusura degli impianti, che potrebbe essere messa in campo dal Comune, il sindaco, sollecitato dagli interventi di alcuni consiglieri, ha spiegato che non è possibile esprimersi per mancanza di dati aggiornati. In assenza di uno studio epidemiologico sulla Conca Ternana, ha detto Di Girolamo, non si può procedere con altri atti, considerando anche che lo studio Sentieri fa riferimento ad anni fa, in un periodo quando la situazione ambientale era molto diversa. Per approfondire le condizioni attuali ci sono due proposte: lo studio dell'Università di Perugia sull'incidenza dei fattori ambientali nell'incremento delle malattie neoplastiche e quello della USL, che potrebbe coinvolgere vari soggetti interessati. L'assenza di dati recenti viene sottolineata dalla stessa domanda presentata da Terni Biomassa e solo quando li avremo, ha puntualizzato il sindaco, potremo intraprendere percorsi di miglioramento con atti certi e giuridicamente validi del carico ambientale sulla conca. Senza un approfondimento scientifico, ha concluso Di Girolamo, che dimostri la correlazione tra emissioni e malattie, non si può procedere ad agire sulle fonti emissive. Con gli elementi attualmente disponibili non è possibile emettere alcuna ordinanza.